Ciao a tutti! Oggi visitiamo la regione Marche con il suo capoluogo Ancona e le altre province: Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. Partiamo! Vediamo quali furono i primi popoli italici della regione. Chi mi ha seguito nella ricerca sui popoli italici ricorderà che i popoli della regione appartenevano all'antico gruppo dei Sabelli. Alcune tribù si spostarono dalla Sabina per giungere nelle Marche, seguendo il volo di un picchio verde. Questo animale guida è diventato anche il simbolo della regione. Ed ecco la slide dei confini regionali. L'affaccio sul mare è ben gestito dalla regione. Ci sono 180 chilometri di costa, 26 località che si affacciano sul mare, 560 alberghi, 830 stabilimenti balneari, 15 bandiere blu per la qualità delle acque, 9 porti turistici. La costa può essere di sabbia fine, ma anche rocciosa. Il mare delle Marche celebra il pesce azzurro con la festa di Anghiò, che tradotta dal dialetto vuol dire Alice. La festa coinvolge l'intera regione. Il clima delle Marche è ben temperato, grazie anche all'influenza del mare. Il territorio è in gran parte collinare di origine calcaree. A tal proposito, famose sono le grotte di Frasassi. Ecco le grotte di Frasassi. Il carsismo è un fenomeno per cui le acque ricche di carbonato di calcio formano stalattiti e stalagmiti dalle forme meravigliose. Nella slide sull'economia mi ha incuriosito la grande tradizione delle Marche nella produzione della carta, anche perché la carta nasce in Cina nel 105 d.C. I cinesi usavano paglia di tè, di riso, bambù e canapa. Gli arabi impararono dai cinesi. Pare poi che alcuni pirati arabi vennero catturati ad Ancona e insegnarono ai marchigiani a lavorare la carta. Nel 1782 nasce la famosa cartiera di Fabriano. Un altro fiore all'occhiello della regione è la più famosa produzione di fisarmonica italiana e mondiale, quella di Castelfidardo. La fisarmonica nasce nel XIV secolo tra l'Umbria e le Marche. È uno strumento a mantice, così bello da riuscire ad imitare il suono di un'intera orchestra. Una curiosità, anche John Lennon suonava bene la fisarmonica. Peccato che non si possa far sentire il profumo e il sapore delle gustose olive all'ascolana, magari cucinate da Benedetta Rossi. Fatta così! Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Avete sentito una parte della poesia recitata da Vittorio Gassman. La poesia è di Giacomo Leopardi, poeta e filosofo nato a Recanati. Provate ora a leggere l'infinito usando la forza dell'immaginazione del poeta. Salutiamo in allegria la regione Marche con il ballo del saltarello e cantando il pirulì. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi. Al prossimo viaggio!